benvenuti a una nuova puntata della nostra trasmissione. Ed ora per voi il prossimo servizio realizzato dalla nostra redazione. Take away the biggest part of me. 25esima edizione per il meeting internazionale di Ponzano, organizzato dall'Atletica Ponzano, società specializzata nel mezzo fondo. Bella gara quella dei 1500 con la vittoria di Matthew Kiptanui con 3:37:91 e con l'ottima prestazione dell'italiano Mohamed Abdikadar Shakalli, che con 3:38:53 realizza il miglior tempo italiano dell'anno con un progresso di quasi un secondo sul primato personale. Fra le donne vince Eleonora Berlanda delle Fiamme Oro con 4:25:47. Nei 3000 siepi vince Jamel Chabbi con 8:31:43, realizzando la miglior prestazione italiana del 2015. Nei 5000 tra le donne vittoria di Silvia La Barbera con 16:18:85, mentre tra gli uomini vittoria dell'algerino Rabah Aboud con 14:07:40. Nelle gare veloci, Giulia Chessa della Bruniera Friuli Intagli vince i 400 con 57:41. Fra gli uomini nei 400 vince Francesco Cappellin dell'Aeronautica Militare con 47:66. Nei 100 maschili vittoria per Lorenzo Rade dell'Aristide Coin con 10:88. Mentre tra le donne vittoria di Ilenia Draisci con 11:66. Il meeting di Ponzano dedica un ampio spazio anche ai giovani. Da segnalare l'ottima prestazione del cadetto di casa Lorenzo Botter con 2:37:56 nei 1000 metri. Nonostante il grande caldo dei giorni trascorsi, i runners non si sono fermati comunque. Tanti gli allenamenti collettivi, in particolar modo Run TV ha raccolto delle immagini alla Corremo sotto Este a San Giuliano, che si è tenuta nella settimana trascorsa, organizzata dalla SD Maratonella di Campalto. Andiamo a vedere queste belle immagini insieme. Dopo una giornata di lavoro chiusi in ufficio, in fabbrica o in auto, c'è il desiderio di passare le ore serali all'aria aperta. E così c'è chi va a fare una passeggiata con gli amici o chi va ad ascoltare un concerto. E c'è chi ha voglia di fare sport, magari correndo. Ecco che ASD Maratonella di Campalto ha organizzato Corremo sotto Estee, evento giunto alla terza edizione. Corremo sotto Estee è un allenamento collettivo che permette di fare sport e di stare in amicizia. E siamo qui con l'evento Corremo sotto Estee. Corremo sotto Estee è un'occasione per stare in compagnia. L'iscrizione è gratuita perché vogliamo un attimino fare un po' di sballo così, sballo buono diciamo. Quindi sport, amicizia e ambiente. E soprattutto lealtà e buon umore, perché soprattutto qui oggi ci vuole del buon umore e quando c'è vita c'è buon umore. Tutto bene, mi sembra che la gente risponda positivamente, è un'iniziativa che a noi piace proprio perché qua si vede chi ama la corsa veramente, non c'è solo agonismo e non ci sarà solo agonismo perché anche gli ultimi, anzi soprattutto gli ultimi, saranno applauditi probabilmente più ancora dei primi. È sempre quello a cui noi tendiamo, soprattutto anche con la corsa che noi organizziamo in ottobre, che è la vera, la Maratonella di Campalto. Anche lì ci teniamo proprio che gli ultimi che arrivino siano contenti di arrivare, di essere arrivati al traguardo, e si devono sentire come i primi, perché lo sforzo dell'ultimo è forse maggiore di quello che arriva prima. Noi speriamo che Maratonella insegni anche queste cose. Terzo evento di Corremo sotto Estee, che grazie anche al patrocinio della Municipalità di Favaro Veneto e Mestre Carpenedo siamo riusciti a fare questa bella serata in compagnia, un allenamento libero e gratuito per tutti, proprio contenti anche del bel tempo che c'è questa sera. È un percorso di 8 km e 300 metri che partirà appunto dal Parco San Giuliano, si inoltrerà attraverso il Lungo Laguna fino a Campalto per poi ritornare sopra la collina del Parco di San Giuliano con una super anguriata finale con tutti. E siamo felici anche per l'appoggio del negozio tecnico S3 Sport, che anche quest'anno ci appoggia proprio fortemente a questa iniziativa, e speriamo che ci sia un continuo per il prossimo anno. Vedendo la gente che c'è, penso proprio di sì. Molti runner e amanti del Nordic Walking a corsi. Tra loro anche atleti di assoluto valore come Giovanna Volpato, Giovanna Pizzato, Giorgio Zanta e Matteo Gobbo. E tra chi è venuto ad allenarsi troviamo anche Matteo Gobbo.
delle volte, siccome ci si allena da soli, capita spesso con gli orari anche per far cominciare gli orari di lavoro, allora ho pensato di venire qua anche perché, visto l'ora, è bello fresco, siamo in tanti, si fa un ritmo tranquillo di recupero, va benissimo per le corse che adesso vedo di farla o domani una gara o sabato, quindi va benissimo così, in gruppo ci si diverte e passa molto meglio l'allenamento. A questa serata d'estate troviamo anche Giovanna Pizzato. Eccomi qua, sì, mi ha invitato un po' Simone a venire qui oggi, sono felice, tra l'altro ci sono, c'è il mio sponsor, quindi ancora di più volevo essere qui tra di voi, sicuramente sarà una bellissima serata, le stelle ci sono e ci divertiremo di sicuro. Abbiamo anche una neolaureata. Sì, oggi finalmente laurea magistrale, poi abbiamo finito, dai. E concludi correndo? Ci proviamo, forse cammino, ma ci provo anche a correre, infatti dietro ho scritto imbriaga ma corro, con calma, perché sarà molto dura, molto molto, però ci volevo essere, dai. Alla partenza presente anche il negozio S3 Sport, con una bella e singolare proposta. Abbiamo visto scambi di scarpe, cosa succede? È una prova scarpe che le aziende americane fanno da tantissimi anni in America o in altri posti del mondo. Da un po' di anni la fanno qui in Italia, abbiamo pensato di farlo in una maniera diversa che non in negozio. Praticamente ognuno può venire a provare un paio di scarpe, c'è un tecnico della Brooks che dà dei consigli, la persona può provare lasciando le sue un documento, può provare per il tempo dove c'è la manifestazione la scarpa Brooks. Quindi è un modo per far sentire alla gente diversità, innovazione, quindi è un buonissimo modo per capire, perché in dinamico si riesce a capire veramente se la scarpa può fare a caso tuo. Quindi praticamente i nostri atleti avranno la possibilità di testare la scarpa durante questo tragitto. Assolutamente, diamo questa opportunità che è un servizio quasi unico, visto che c'è la possibilità per 8 km di provare delle scarpe, ed è qualcosa di apprezzato tantissimo proprio perché c'è la possibilità di verificare se è la scarpa giusta prima di comprarla. Avremo un percorso quest'anno di 8,300 metri misurato al millimetro, quindi chi lo fa completo fa 8,300 km. Sappiate che questa qui, nonostante ci sia qualcuno, ci sarà qualcuno che correrà ovviamente fortino, è una corsa che la facciamo per fare, stare in compagnia, quindi avremo sia gente che corre forte, ma anche gente che cammina, oppure che corre pianino. Ecco la partenza, un percorso in mezzo all'ambiente. Si corre tra il Parco di San Giuliano e Campalto, passando in mezzo alla Barena, con panorami mozzafiato, la Laguna e Venezia. Con la luna piena, con un panorama bellissimo, perché la luna piena si specchierà nella laguna, quindi il nostro percorso è praticamente lungo la laguna e finirà in gloria, come si suol dire, sopra la collina dove specialmente anche oggi che è un bel tempo, si vedrà Venezia, che è un incanto, le stelle, la luna piena, e facciamo l'anguriata finale. Prosegue la gioiosa fatica dei nostri atleti. Al giro di boa, un punto ristoro per recuperare un po' di energia. Noi intanto ci spostiamo nella collina del Parco di San Giuliano, dove è previsto l'arrivo. Si vedono Venezia e Mestre. C'è una bella luna e tanta musica. Proseguono gli arrivi e gli accaldati runner trovano giovamento al ristoro finale. Bibite fresche e anguria, preparate dai volontari di Maratonella di Campalto. Ecco i fuochi d'artificio, è una vera festa. La genuinità e la spontaneità sono la forza di questo evento. Sono tutti contenti, con grande soddisfazione degli organizzatori. Siamo contenti perché è stata una bella serata. C'è stata molta moltitudine, molta gente. Ringraziamo anche grossi nomi della nostra atletica qui, anche italiana, tipo Giovanna Volpato, Giovanna Pizzato. Comunque, ragazzi, io penso che se diamo uno sguardo da qui alla luna piena e cosa si vede verso Venezia,
penso che sia una cosa, una meraviglia qui. Bisogna ringraziare anche i volontari sicuramente. I volontari proprio è l'anima di questo evento. Se non ci fosse i volontari effettivamente, beh, non mi ripeto sempre su questa cosa, ma effettivamente i volontari fa sì che questi eventi vengano effettuati, se no non potremmo fare niente. E alla fine chiusura in allegria con l'inno di Maratonella. Maratonella, siamo qua, presto tardi arriveremo e il campanto applaudirà. Via Maratonella e campanto! Ed ora per voi un altro servizio della redazione di RAN TV. La prima volta di Vincenzo Milesi, la sesta di Anna Nano. È il verdetto della 17ª Val di Fassa Running Volvo, conclusasi con il classico tappone che ha previsto l'arrivo in quota ai 2000 metri dopo 11,5 km e un dislivello positivo di 600 metri. Gran finale in un contesto paesaggistico straordinario, in piena catena del Cantinaccio, che ha fatto registrare il record di fatto di partecipazioni con oltre 500 iscritti. Nella gara maschile, dicevamo, il leader bergamasco di Roncobello si è messo a fare l'andatura dal terzo chilometro, da quando la strada ha iniziato a salire mantenendo un discreto vantaggio su Galliano e sull'iscritto di giornata, Don Franco Torresani. A metà salita il prete volante ha agganciato Galliano, cercando di staccarlo, ma al nono chilometro, quando la verticalità è diminuita, il cuneese ha aumentato la falcata, staccando Torresani e recuperando qualche secondo su Millesi, ormai lanciato verso il traguardo, e che ha tagliato a braccia alzate realizzando il tempo di 54 minuti netti. A 17 secondi ha chiuso Galliano, quindi secondo, e a 1,55 Torresani. In campo femminile Anna Nanu ha calato la cinquina aggiudicandosi tutte le tappe e trionfando nella classifica generale per la sesta volta in carriera. Nell'ultima tappa ha chiuso con il tempo di 1,05,42 precedendo di 1 minuto e 29 la trentina Mirella Bergamo. Terza la ticinese di Bellinzona, Susanna Serafini. Quinto posto per l'atleta di casa, Arianna Mazzel. Il bilancio della 17ª Val di Fassa Running viene dalle parole del presidente del comitato organizzatore, Francesco Cincelli. Un'edizione davvero straordinaria che ha celebrato il record di partecipazione con oltre 500 partenti, in rappresentanza di oltre 45 province d'Italia, anche con qualche presenza straniera. Quantità ma anche qualità, con una sfida che al maschile è stata incerta sino alla fine, risolvendosi proprio nell'ultima tappa. Ci sono giunti tanti complimenti e questa è la soddisfazione maggiore che vorrei condividere con gli altri 5 componenti dell'esecutivo e gli altri 11 del comitato organizzatore, ma soprattutto con i 60 volontari che ci hanno permesso di centrare questo successo. Rimaniamo sempre in montagna, dove vi ricordo nuovamente che il 12 luglio ci sarà la Sappada Hard Half Marathon. Dalla montagna ritorniamo invece qui in pianura e per il prossimo servizio vi proponiamo l'intervista della settimana. Il personaggio in questione è Giorgio Zanta, un simpatico atleta e runner da molti conosciuto e presente spesso nelle gare nel nostro territorio e nella nostra regione. Andiamo a conoscerlo meglio e sentiamo che cosa ha da raccontarci. Allora, Giorgio Zanta, che emozione ti dà la corsa? Ah, la corsa mi ha dato tra le emozioni più belle della mia vita, molte soddisfazioni, tante delusioni, ma si lotta sempre, mi ha insegnato a lottare, andare avanti sempre e comunque.
e per, mi ha insegnato che per ottenere un risultato bisogna lavorare e non è mai regalato nulla. Quindi veramente un'ottima esperienza, la consiglio a tutti. Vi trovate voi runner a correre tante volte da soli, cosa pensate in quei momenti? Ma correre da soli sì, ogni tanto diciamo, perché ultimamente è un bellissimo gruppo, ci troviamo annuale con il nostro allenatore Giuseppe Mattiello e corriamo più possibile in gruppo. Quando si corre da soli si cerca di pensare a un po' di tutto per farsi passare il tempo, consiglio comunque di correre verso gli argini, abbiamo tantissime belle zone naturalistiche in zona, piuttosto che correre dentro una palestra su un tapis roulant. Si incontrano altre persone e tutto sommato si prende del bel sole con una bella giornata, ma anche se piove non è un problema. E quando hai finito la corsa cosa fai? Finito la corsa, allunghi, stretching, poi si mangia quando è l'ora di mangiare senza grossi problemi, anche perché una volta corso si sa di aver consumato abbastanza per potersi permettere qualcosa in più. Come di consuetudine, per voi un panorama sulle notizie in breve. Il velocista vigonovese dell'aeronautica italiana Jacques Riparelli ha firmato in Svizzera il quarto crono italiano di sempre sui 100 metri con 10:11. Nel Palazzo Municipale di Noale è stata presentata una nuova società, l'Atletica Due Torri Noale, 118 i tesserati attuali, con l'intento di spaziare in tutte le categorie. 500 i runner che hanno animato l'altopiano più grande d'Europa con la mezza maratona dell'Alpe di Siusi. In campo maschile vittoria per l'austriaco Leichtner con 1:22:44, secondo il tedesco Airaun e terzo il trentino Simone Weger. Tra le donne vittoria per Petra Pirker, seconda Cinzia Martini e terza Birgit Klammer. Ed ora invece passiamo agli appuntamenti, a tutte le gare, le manifestazioni che si svolgeranno nel nostro territorio. A voi il ricco calendario. E passiamo ad alcuni appuntamenti. Partiamo da domenica 12 luglio. A Calalzo Belluno Trofeo Sandro Valcanover, chilometri 5, 9 e 5. A Cortina d'Ampezzo, 6 ore di Cortina. A Fregona, Treviso, Fregona Trail Fest. A Miane, Treviso, Marcia del Rifugio, chilometri 6 e 12. A Sapada, come già detto precedentemente, Sapada Arda Half Marathon, chilometri 21,097. Più Piave Run, chilometri 9, non competitiva con Nordic Walking. A Silea, Treviso, percorrere il Sile, chilometri 5 e 10. Passiamo a giovedì 16 luglio a Lientiai Belluno, Lientiai in corsa, chilometri 8. Venerdì 17 luglio a Ballò di Mirano, le Balle di Ballò, chilometri 5 con siepi. A Campocroce di Mogliano, corsa del Carmine. A Cortina d'Ampezzo, giro del Sestriel. A Noventa di Piave, Venezia, a Tutta Bira, chilometri 7. Passiamo a sabato 18 luglio ad Asolo, Treviso, Asolo 100 chilometri. A Valdobbiadene, Treviso, Pracenci Run, chilometri 6, 12 più Nordic Walking. E veniamo a domenica 19 luglio. A Ballò di Mirano, tra le aziende locali, chilometri 10. A Bribano, Belluno, Memorial Anna Deon, chilometri 10 e 5, 4 e 5. A Ciano del Montello, Festa dei Per, Nordic Walking, chilometri 13. A Cornei, Belluno, Corri Cornei, chilometri 8 e 5. A Pieve di Soligo, Treviso, giro podistico della Rocchetta, allenamento in gruppo chilometri 10. A Soligo, Treviso, campionato nazionale ANA corsa in montagna, chilometri 7, 8, 11 e 5. A Tarzo, Treviso, marcia tra le colline e i castagni, chilometri 6, 12 e 18. E a Vellai di Feltre, Belluno, marcia verde, chilometri 5 e 10. Cari amici, siamo giunti al termine anche di questa bella puntata, ricca di immagini e di interviste e di servizi. Il tempo è sicuramente molto più fresco e prima che il vento mi porti via con sé, io vi saluto e vi abbraccio. Vi ricordo sempre che le vostre immagini o le vostre curiosità sono sempre molto gradite alla nostra redazione all'indirizzo in sovraimpressione. Vi ringrazio nuovamente di essere stati con noi, vi invito a esserci come sempre anche alla prossima puntata e a quelle a venire. Io vi saluto e vi mando un abbraccio e alla prossima volta. Ciao!